Allora, bentornati. Vi faccio vedere una macchina da lavorare. Ci saranno altri video su YouTube inerenti alle lavorazioni e in particolare inerenti alla lavorazione di questa macchina. Andateli a vedere, saranno pubblicati a breve. Sono in partenza e penso che rimarranno attivi i corsi in diretta. Corsi in diretta Facebook, corsi individuali WhatsApp, Skype, quindi con le attuali tecnologie, corsi che sono utilizzabili in tutto il mondo. Quindi se volete imparare a riparare vetture grandinate, vedrete me che riparo le autovetture, quindi da verniciare e le riparo in maniera da salvarle dalla verniciatura. E quindi potete chiedere tranquillamente consulenza oppure anche qualche ora di lezione, sia individuale che di gruppo, per vedere come si riparano le vetture e pian piano, per conto vostro, esercitarvi, far pratica e arrivare alla riparazione di vetture complete. Questa è una macchina che andate a vedere poi i prossimi video, ha tanti bollini piccoli. Quindi è una macchina che comunque richiede del tempo di lavorazione. Tempo di lavorazione cosa significa? Un giorno e mezzo. I bollini sono piccoli, qua ovviamente non posso girare la videocamera sulla vettura, o inquadro me o inquadro la macchina, non si vedono benissimo però. Beh, in questo caso fidatevi, sono tanti bollini piccoli. Avviciniamo le lampade, è una macchina che è mediamente salvata con oltre 400 bollini, è una macchina da all'incirca 700 euro. Quindi mi dite come leva bolli, ma l'attrezzatura costa? Sì, l'attrezzatura costa, però fate in una settimana, fate quattro macchine e vi siete ripagati l'attrezzatura. Ovviamente all'inizio non è così. Vediamo un po'. Ecco, questi sono, ci sono tanti bollini piccoli così. Tutta la macchina ha tanti di questi bollini. Vedete? Vediamo non si riesce a ingrandire con la fotocamera frontale. Comunque, ne vedete pochi, quindi la frequenza, la distribuzione dei bolli sulla macchina capirete qual è. Quindi corsi attivi, corsi in diretta, chiamatemi anche per consulenze, tanto io il lavoro lo devo fare, mentre lavoro non mi costa nulla farvi dei mini corsi sia base che di approfondimento sulle lavorazioni. Ok? Ci vediamo nei prossimi video, condividete. Allora, questa è la tipologia e la quantità dei bolli. Allora, vediamo un bollo un po' decente. Eccolo qua. Allora, io vi tengo fermo il cellulare, riparazione con questa levetta in manuale. E questo? Ok. Allora, tengo fermo il cellulare, voi vedete, e io guardo il bollo e lo riparo. Non è il massimo lavorare così, però ok, bollo riparato, ne vedete un altro subito dopo, leggerissimo. Andiamo a riparare. Ok, allora io ho utilizzato questa levetta manuale. In alternativa, cosa si può utilizzare? Si può utilizzare la leva, quella col gancio alla porta, il martello oppure il punzone da sotto. Oppure, quinta opzione, addirittura le ventose, ma su tanti bolli così, se non si passa è un conto. Ad esempio sugli spoiler
qua vicino allo sporo posteriore non si riuscisse a passare, si usano le ventose in questi punti qua. Però tutto il tetto si fa vecchia scuola, leva manuale, quindi terzo pollice, scuola nuova, leva col gancio alla porta, quindi questa leva qua o questa leva qua in carbonio, oppure martello e punzone, oppure martello da sotto, oppure, ripeto, come ultima alternativa, le ventose. Condividete, ripeto ancora una volta, presto le dirette, deve arrivare l'attrezzatura online su Facebook, WhatsApp e Skype, corsi individuali di gruppo, lezioni anche su singoli particolari, quindi su singole riparazioni di bolli, corsi che sono attivi e utilizzabili in tutto il mondo, quindi se vi servono corsi o consulenze contattatemi. Tanto, ripeto, io devo lavorare, non mi costa nulla mentre lavoro, farvi vedere come si eseguono le riparazioni. Condividete, ci vediamo nei prossimi video. Allora, iniziamo con questi bollini. Li vedete? Come li andiamo a lavorare con questa levetta? E come si utilizza? Allora, vado a far leva così. Sulla traversa, così. Allora, riprendiamo i bollini. Ok. Quindi, uno. Andiamo a ripararlo. Allora, o colpo secco o tanti colpetti, dovete comunque avere la precisione di entrare nel bollo e rifinire i microbollini. Quindi se non acquisite questa precisione non diventerete mai dei bravi levabolli. Quindi anche il bollo rovinato si può rifinire entrando nei microbollini. Allora, vediamo questo. Cerco di tenere fermo il cellulare e di lavorare vedendo la lampada. Quindi o colpo secco al centro o tanti microcolpetti triangolari o circolari dall'esterno verso l'interno a riparare il bollo. Vediamo ancora questo. Cellulare non è il massimo, è in arrivo l'attrezzatura per fare i video. Quindi che in automatico mi segue mentre faccio i video. Adesso non è il massimo, ripeto, arriverà l'attrezzatura, abbiate solo un attimo di pazienza. Ho inquadrato quindi questi bolli riparati, bollini facili ovviamente. Non sono ombrette, ma sono bolli già questi. Se fossero molto più leggeri sarebbero ombre da riparare. Ho inquadrato con questa lampada, dovrei poi inquadrare con quest'altra. Vedete qua che ci sono delle imperfezioni. Non sono i bolli di prima, questi sono altri bolli. Se ne vede una qua. Vediamo se riesco in qua, oppure vediamo questo, va, che è più grande e più visibile. Quale bollo è? Questo qua. Aspettate che lo vedo anch'io con la lampada. Allora, lascio il telefono così e lo riparo. Qui c'è la colla, o meglio il mastice, si sforza con la leva, si entra nel mastice, tra la traversa e il tetto si ripara. Condividete, ripeto, se vi servono, sono attivi, tanto io devo lavorare, sono attivi i corsi in diretta. Quindi mi chiamate,
corsi in diretta in tutto il mondo, in italiano e in inglese. La tecnologia moderna lo permette, quindi Facebook, WhatsApp, Skype. Quindi tranquillamente corsi dal livello base all'avanzato per tutte le lavorazioni. Quindi contattatemi, sono attivi i corsi individuali, di gruppo, le lezioni private. Condivideteci, vediamo. Allora, questo è il cofano di uno stelvio in alluminio, quindi grandinato, lavorato. Voi lo vedete così e sembra riparato, sembra salvato. Questo è un cofano che io consegno da verniciare. Stesso discorso per il tetto. Questo è il tetto dello stelvio. Sembrerebbe salvato, in realtà è da verniciare. Da verniciare perché? Accendiamo le lampade. Quindi questo è come si vede con le lampade. Anche in questo caso sembra salvato. Andiamo a zoomare, vi faccio vedere delle micro imperfezioni. Ecco qua, sono micro imperfezioni. Qui vedete una punta di lavorazione, si può anche lucidare, quindi seppiare con la 3000 e lucidare, non è obbligatorio verniciarlo. Però queste sono le macchine che io consegno da verniciare. Quindi il lavaboli, l'altro è più veloce, mi chiede di meno. Queste sono le macchine che io consegno per il mio modo di lavorare da verniciare, quindi non salvate. Poi il carrozziere fa come crede, il commerciante ovviamente più delle volte le accetta così. Quindi qua sono micro imperfezioni, vedete anche qui. Che secondo me, per il mio modo di lavorare, non vanno bene. Macchina da verniciare. Stesso discorso per il tetto. Partiranno i corsi in continuo online. Quindi con le applicazioni vi registrate e 8 partecipanti al massimo, ci sentiamo online, vi prendete un cofano, vi comprate un cavalletto, anche 2 cavalletti di legno vanno bene, e a distanza partiranno i corsi, che ovviamente con le applicazioni con internet si possono fare attualmente in tutto il mondo, lingua italiana o inglese. Fatemi sapere se video di questo tipo vi interessano, ripeto, i corsi partiranno a breve. I prezzi saranno meno di quelli fatti da chi fa corsi e saranno, ripeto, corsi in continuo, della durata, vedremo, di 15 giorni, di un mese. Così imparerete a riparare le macchine vedendo come si lavora. Ci vediamo nei prossimi video, condividete. Questa è la macchina, adesso ve la faccio vedere con le lampade accese, già così qualche bollino si vede, comunque vediamo bene con le lampade la situazione prima di iniziare il lavoro. Vi anticipo che farò delle dirette, sia gratuite e sia a pagamento, in cui potrete seguire le giornate di lavorazione. Quindi, allora, questa è con una lampada, un attimo che mette a fuoco, un attimo che mette a fuoco, ecco, oh, ci siamo. Questi sono i bolli da riparare.
Quindi questa è la situazione della macchina. Accendiamo anche l'altra lampada. Ripeto, saranno attive poi delle dirette, quindi se volete imparare a fare questo lavoro, seguirete giornate di lavorazione e quindi anche a distanza. I videocorsi ovviamente si possono fare in tutto il mondo con le attuali tecnologie, quindi con WhatsApp, con le dirette Facebook. Quindi potrete pian piano vedere come si lavora. Se poi imparate o meno, quello dipende da voi, un po' come andare a scuola. Il formatore insegna e poi lo studente, c'è chi apprende di più, c'è chi apprende di meno, c'è chi approfondisce. Ognuno è libero ovviamente di imparare, di studiare come è abituato, come vuole, in base al tempo che ha. Quindi non ci sono vincoli da questo punto di vista. C'è il vantaggio della, ripeto, della tecnologia che permette di fare formazione in tutto il mondo. Quindi in questo caso corsi completi. Ore di consulenze, come preferite. Tanto io lavorare nelle carrozzerie devo lavorare, non mi costa nulla aggiungere questa possibilità di formazione, la formazione che avete voi, ed è un'attività commerciale in più. Ho io. Allora, perché lavoro con due lampade? Due motivi. Uno per incrociare i bolli, quindi la lavorazione come realmente andrebbe fatta. Due per vedere i bolli con due tipi di pannelli. Quindi se vedete queste due lampade non hanno lo stesso pannello. Questa lampada ha un pannello di un tipo che restituisce questa visualizzazione dei bolli. Quest'altra lampada ha quest'altro pannello che restituisce un'altra visualizzazione. Quindi lampade in commercio valide. Io però per le mie lavorazioni ho preferito realizzare queste due lampade fatte in questo modo, che mi danno due tipi di visione dei bolli. Qua vedete che il baule non c'è. Gli smontatori nelle carrozzerie spesso non vogliono togliere il baule, poi dopo che vedono come escono le lavorazioni, preferiscono togliere il baule per avere le macchine, come in questo caso. Adesso vedremo poi la lavorazione terminata, però l'idea è quella di salvare la macchina, specialmente su questi tipi di bolli. Questa è una lavorazione facile. La difficoltà, diciamo, la perdita di tempo è data dai numeri di bolli, però questa è una macchina che in un giorno e mezzo si lavora. Prezzo medio all'incirca 700 euro. Questo è il prezzo che richiede, che se andate a lavorare nei network, è il prezzo che pagano i network. Le compagnie pagano qualcosa in più, però alle compagnie si aggiunge la lavorazione fatta in genere, oltre a quella del levabolli, fatta dal carrozziere, di smontaggio, rimontaggio e lucidatura. Questo è il cofano che sull'Audi S3. In questo caso è in alluminio, un po' più di difficoltà di lavorazione. Per l'alluminio ci vanno attrezzature specifiche, quindi specifiche di che tipo? Attrezzature rispetto alle attrezzature normali che lasciano la doppia punta, ci vanno attrezzature appuntite che riescono, spingendo, a fare forza sul bollo e a ripararlo. Vediamo i bollini qua. Ingrandiamo, questo cofano non ha tanti bolli, adesso per mettere a fuoco ci impiega un po'. Vedete, qua vedete tutte le imperfezioni della lamiera. Quindi un bollino lì, altri bollini qua. Qua c'è un'imperfezione, bisogna vedere se la macchina è già stata riverniciata.
Faccio vedere. Quindi quando trovate degli sporchini dovete vedere se la macchina è già stata riverniciata, specialmente se volete utilizzare le ventose. Temperatura di lavorazione, se avete un locale con 25 gradi è l'ideale, perché la lamiera diventa malleabile, si evita di spaccare la vernice. Altro bollino qua, aspettiamo che metta fuoco. Quindi i bollini incisi sulla lamiera sono difficili da lavorare, sull'alluminio sono ancora più difficili da lavorare. Vediamo se si vede qua, cofano in parte scatolato, però non è un problema, non è un problema perché in questi spiragli si passa, quindi qua per intenderci, si passa con le code di balena e qua si passa invece con le leve destra e sinistra rosse. Adesso qua c'è un po' di confusione. Coda di balena ve ne servono all'inizio due, una così e una viola che è questa qui. Che è questa dove è finita la leva coda di balena viola. Comunque, una così e una col manico viola da 60 cm. Eccola qua. Eccola qua. Queste sono altre leve che costano poco, costano una ventina di euro, sono alternative alla coda di balena. Al posto di avere il terminale fatto così, che si usa in torsione, hanno il terminale fatto così. Si usa in ogni caso un pezzo di insonorizzante, si usa in ogni caso in torsione. Queste costano 20 euro, quindi queste qua costano 20 euro. Queste qua costano 80 euro, quindi un po' di differenza c'è. Macchina che i carrozzieri hanno smontato, quindi hanno tolto l'insonorizzante. Fortunatamente questa Audi A3, a differenza delle altre vetture, non ha traverse. La lamiera tiene abbastanza, quindi è stato tolto l'insonorizzante, è stato tolto il mastice e si può eseguire la lavorazione. Come? Con questi due attrezzi, con questa levetta manuale che avete già visto negli altri video, andateli a vedere, c'è anche un mini corso gratis sul mio canale YouTube. Si utilizzerà questa leva, si utilizzerà questa in alluminio e da retro per arrivare fino in cima al tetto, questa leva in carbonio, che è una leva anche in questo caso che ho costruito, si arriva fino al tetto, si incrocia il bollo fino alla sommità del tetto. La lavorazione io la inizio di qua, quindi laterale così, poi incrocio così, poi un angolo e l'altro angolo, stessa operazione dall'altro lato e alla fine rifinitura. Così. Poi per il posizionamento delle lampade non è così semplice spiegare come posizionare le lampade, ci sono vari posizionamenti che vanno fatti per le lavorazioni, per iniziare e per terminare. In ogni caso, se voi iniziate, il consiglio è un cavalletto come questo o anche un cavalletto fatto da due, realizzato con due cavalletti in legno da 7 euro l'uno, se proprio volete risparmiare. Io ho iniziato così. Sgabello e due cavalletti in legno. Questo è comodo perché si entra di qua a lavorare e di qua si può fare leva. Quindi questa barra è utile per fare leva. È tutto libero e poi si entra anche da questo lato. Qua è agganciato, quindi di qua non si muove. Mentre sui cavalletti in legno avrete un po' più di difficoltà e di qua non si muove perché è avvitato.
vedete solo una lampada, in realtà anche i cofani si lavorano con due lampade. Poi ne avete una, volete solo iniziare con una perché all'inizio i costi sono quelli che un po' vi impediscono di iniziare l'attività, iniziate con una lampada, sappiate che dovrete posizionarla, o in questo caso dovrete girare il cavalletto più volte, quindi la lavorazione vi richiederà più tempo. Avete due visualizzazioni del bollo già incrociate con due lampade, una di qua e una di là. Allora, per me la lavorazione più facile è quella dei cofani, quindi cofani in alluminio, in lamiera, non ci sono problemi. Ci sono dei carrozzieri che, per esempio, ogni tanto hanno dei cofani che non si trovano, anche brutti, vanno riparati. Parlo ad esempio dei cofani delle DR, è capitato anche un Jeep dove non si trovava il cofano, non è un problema, i cofani si fanno tranquillamente. I tetti ovviamente non si possono girare come si girano i cofani sul cavalletto, quindi per incrociare bisogna non girare il cavalletto, ma bisogna girare attorno al tetto, e poi mediamente i tetti hanno una superficie tre volte più ampia dei cofani, quindi richiedono più tempo. In questo caso si lavora da terra, sono le macchine più facili da fare, in altri casi per i SUV si lavora sulla panchetta o sullo sgabello. Quindi l'altezza dei tetti non è mai ottimale, l'altezza dei cofani è sempre ottimale, quindi cofani molto più facili da lavorare. In genere, tanto che ci va su un cofano, questo è un cofano che in un'oretta e mezza si fa, un'ora, un'ora e mezza. Però più di mezza giornata, cofani medi, è difficile che richiedano come tempo. Quindi questa è una macchina, ripeto, poi ditemi voi nella vostra zona quanto vi chiedono i carrozzieri, i levabolli. Io lavoro prevalentemente in Piemonte, però ditemi nella vostra zona quanto vi chiedono per riparare una macchina di questo tipo. Allora, corsi a breve in partenza, quindi corsi sia individuali sia di gruppo, attivi, ripeto, ovunque, con le tecnologie attuali, Skype, WhatsApp, dirette Facebook, e condividete questi video, perché per me una visualizzazione in più è importante per far crescere il canale e per far vedere come si lavora, e a voi non costa nulla. Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo nei prossimi video. Allora, questo è il risultato, quindi tetto, lampade posizionate così, qualche bassino impercettibile. Come lo vado a rifinire? Con una leva in grado di arrivare fino al termine del tetto, quindi vicino al parabrezza, in questo caso leva da 2 metri, leva da 2 metri in carbonio, quindi questa è la leva. Spessore del carbonio 0,5 cm, in maniera da poter usare il gancetto in metallo senza che il carbonio si spezzi. Quindi il gancetto messo così, vediamo come si mette, come si posiziona la leva. Gancetto posizionato così, e si va a utilizzare la leva. In questo caso la punta in gomma non la utilizzo, non vado più a sgrossare, vado soltanto a rifinire leggermente dove c'è da rifinire.
Quindi questa è la lavorazione necessaria per ultimare il tetto. Leva da 2 metri, pezzo unico, perché non voglio stare ogni volta ad avvitare, svitare durante le lavorazioni, poi la leva si svita. Vi farò vedere poi nei prossimi video anche i sistemi di giunzione delle leve in carbonio. Ne ho visti vari su internet, vi faccio vedere quelli che utilizzo io per dare ancora più resistenza e più rigidità alla leva. Condividete, iscrivetevi, ripeto, per me un'iscrizione è importante, a voi non costa nulla, e partiranno a breve i corsi sia in diretta sia online, in diretta sul essenzialmente con le dirette Facebook, online e individuali tramite WhatsApp, Skype, ovviamente corsi che possono essere seguiti in tutto il mondo, lingua italiana, inglese, tra domani e dopodomani arriverà l'attrezzatura. Ci vediamo nei prossimi video. Allora, questa è la macchina salvata, quindi l'Audi A3, tetto salvato. Allora, già una lavorazione così va bene, quindi non è necessario, non sarebbe necessario andare avanti. In realtà, posizionando le lampade a filo, si possono, vedete, questa è la finitura della lavorazione. Se il carrozziere vuole, può lucidare e può consegnare la macchina. Non è necessario nemmeno lucidare. Per il mio modo di lavorare, però, e questa è una caratteristica che ho io, perché se si raggiunge la perfezione, tutte le macchine si tenderà a farle perfette. O meglio, il più possibile vicino a quello che è la finitura originale. Qui c'è uno sporchino da vedere se è della resina degli alberi qua. Quindi io le macchine tendo sempre a farle il meglio possibile. Quindi questa è la lavorazione ultimata. In realtà, mettendo le lampade a filo e inquadrando da retro, si potrebbero vedere dei bassini, degli strappetti o delle smagliature. Smagliature e strappetti sono sinonimi. Bassini o ombrette sono sinonimi. Quindi si potrebbero avere questi difetti. Ovviamente le lampade amplificano, la luce del sole non si vede niente, con molte lampade che vedo in commercio non si vede comunque niente, queste, ripeto, amplificano e si vedono anche le minime imperfezioni. Per il mio modo di lavorare, adesso è ora di pranzo, vado a pranzo, inquadrerò completamente il tetto entrando da retro, quindi dal... aspettate che... entrando dal baule. Quindi angolo di qua, in questo caso le lampade sono così, angolo di qua, i due angoli davanti, e si inquadra la macchina dal baule. Ripeto, già così è una lavorazione ultimata, la macchina già così si può consegnare. Però per consegnarla perfetta, la lavorazione, io ci andrà una mezz'oretta, e per mezz'ora la dedico volentieri a terminare come si deve la lavorazione di questa vettura. Per i bassini, come si lavora? Si lavora, io per esempio lavoro con questo martello. Questo non va tanto bene per spianare, molti lo usano ad esempio sui montanti. Può andare bene sui montanti, questa curvatura è troppo ampia, quindi potrebbe andarli a rovinare. E io utilizzo per i montanti un altro tipo di martello, che è questo qua, che ha una curvatura più leggera e va bene. Quindi questo per sgrossare, in realtà questo per sgrossare, cioè per spianare, e questa punta per spianare, non lasciano segni queste punte,
Qua, se volete, lo facevo tempo fa, mettevo la pellicola antisassi, proprio per non lasciare segni. In ogni caso è lucidato a specchio, segni non ne lascia. Se volete, ripeto, pellicola antisassi, che dovrei anche avere qua da qualche... No, l'ho messa via, pellicola antisassi e si va a sgrossare. Quindi per i montanti questo va benissimo. Invece per le ombrette, per i bassini, si lavora da sotto. Così, ovviamente bisogna essere capaci a utilizzare il martello per riparare i bolli da sotto. Quindi tutti i bolli, se non c'è la traversa, si possono anche riparare a martello. Se sono solcati è difficile, bolli poco solcati, a martello si possono riparare, si fa anche prima. Quindi tecnica di lavorazione in più. Molti utilizzano anche il punzone, a me non piace tanto utilizzarlo come tecnica perché per lavorare bisogna essere lontani, cioè bisogna guardare il bollo lontano, con la luce che praticamente inquadra il bollo, quindi questo vale si vede soprattutto nei laterali. I laterali vanno lavorati a 1 metro, 1 metro e mezzo di distanza. Stessa cosa per il tetto, se viene lavorato guardando il bollo a 1 metro di distanza, anche se ci si allontana, quel bollo, se si vede riparato lavorando a 1 metro, 1 metro e mezzo di distanza, guardandolo lontano risulterà riparato. Se invece si ripara a 20 centimetri di distanza col martello e punzone da sotto, da vicino sembra riparato, da lontano risulta ancora da riparare. Cioè, è più probabile che vedendolo da lontano non sia un bollo terminato. Allora, sono attivi, adesso vedete, queste sono le lavorazioni, aspetto tra oggi e domani l'attrezzatura, farò dei video in diretta mentre lavoro, quindi farò dei corsi, quelli di base gratuiti e corsi avanzati a pagamento, dove potrete vedere, mentre lavoro, le lavorazioni complete delle vetture. Ovviamente lavorazioni complete e corsi a pagamento. La tecnologia lo permette, quindi i corsi sono utilizzabili in tutto il mondo tramite Skype, WhatsApp, Facebook. Ci sono anche altre piattaforme di Google e di Microsoft per le videoconferenze, per i meeting in questo caso, massimo 8 partecipanti. Se vi interessa, scrivetelo nei commenti, vedo di organizzare sul sito la preiscrizione gratuita e quando partiranno questi corsi, quando c'è un minimo di quando ci sono un minimo di partecipanti da fare corsi di gruppo, volentieri, volentieri li farò. Vedrete, ripeto, vetture complete, tetto, montanti, pannelli laterali, baule, cofano e parafanghi. Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere nei commenti. E un'altra cosa, un'ultima cosa, le lavorazioni. Più sono realizzate in maniera accurata, più sono perfette, più vi eviteranno insoluti presso le carrozzerie. Questo è un discorso che faccio anche con gli altri colleghi e ultimamente mi stanno dando ragione. Cioè, i levabolli che lavorano fanno vari prezzi. Si può partire, ad esempio, da macchine arrangiate da verniciare 300 euro. Vedete un video che ho pubblicato ieri sulle macchine da verniciare che consegno, come consegno io invece le macchine da verniciare. E ci sono, allora, ripetendo che faccio un po' di parentesi, però ci sono, ripeto, macchine da verniciare che vengono consegnate a un prezzo di 300 euro, macchine da verniciare che vengono consegnate a un prezzo di 700 euro. Cosa varia? Varia la finitura. Logicamente un levabolli che lavora a 300 euro ed ha una finitura base è un levabolli facilmente sostituibile. Quindi un levabolli che lavora in fretta, un levabolli che più di tanto non vede se c'è da mettere qualche stucchino su qualche bollo, però è un levabolli che se non è in grado di dare una finitura elevata è facilmente sostituibile, quindi avrà, questo è dalla mia esperienza, quello che vedo soprattutto qua in Piemonte e che ho visto soprattutto a Torino. Sarà un levabolli facilmente sostituibile e avrà
in proporzione più insoluti di un levabolli che il carrozziere avrà difficoltà a rimpiazzare. Quindi è vero che pagherà di più, però avrà la garanzia del risultato. Quindi un levabolli che chiede poco, se può chiedere di più, chiede di più e andrà in automatico a selezionare i carrozzieri che hanno macchine un po' più di pregio, che sono disposti a lavorare a dei prezzi più alti, che hanno anche magari una clientela con macchine di un certo tipo che le vogliono perfette. Però ripeto, se siete all'inizio, cercate di aumentare quella che è la qualità. Se avete visto i video precedenti, vi ho fatto vedere anche dei bolli dove sembra che non possano più essere riparati, in realtà si entra nei microbolli e comunque si riparano. Dal mio punto di vista, acquisite la precisione, ripeto, se siete principianti, di lavorare il bollo, anche un bollo rovinato, in maniera da entrare nei microbolli e da rifinirlo perfettamente. Più la finitura è accurata, più riuscirete a lavorare sempre con carrozzieri che non vi daranno insoluti e non avrete nemmeno il bisogno di andare all'estero, perché lavoro ce ne sarà sempre. Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere nei commenti, condividete e iscrivetevi, perché a voi l'iscrizione non costa nulla, ma è anche un'iscrizione in più, comunque permette di far crescere il canale e condividere le informazioni su questo lavoro. Ci vediamo nei prossimi video. Allora, sono rimasti da fare i montanti, i laterali e il cofano, che essenzialmente si lavora come il tetto, a parte qualche passaggio, no, ma direi il cofano, leve destra e sinistra, quelle di balena e levetta manuale, non si usa tanto, almeno io non la utilizzo tanto, la leva quella da 150 per i tetti, lavoro in manuale essenzialmente con le varie levette coda di balena, destra e sinistra e la levetta nera al terzo pollice. Qua sul montante abbiamo questi bolli, non sono bolli profondi, come si lavorano con le ventose, quali utilizzo in questo caso. Nei corsi spiego perché utilizzo queste e non altre. Comunque queste ventose arancioni ne ho di vari tipi, qua più di 8 tipi di ventose come marca, e poi per ogni marca varie dimensioni. Pistola per colla a caldo, ho questa che è una pistola economica, di riserva si può utilizzare o anche per iniziare, oppure questa che è una pistola che attualmente costa 270 euro spedita, con le batterie 5A Makita. Questa è una pistola da 80 watt, quindi 5A Makita per 18 volt, siamo a 90 watt di erogazione massima, questa ne chiede 80, quindi quelle batterie vanno bene. Non utilizzate batterie da 3A perché la colla liquefa di meno e quindi incolla di meno. Tipi di colla, questa verde o quella ambra, indifferente. Questa per esempio è una colla da 70 euro al chilo spedita. Altre cose, niente, inizio la lavorazione, alcol isopropilico per pulire, per scollare, in genere con le colle può capitare anche di non dover utilizzare l'alcol, quindi di scollare tranquillamente. Si pulisce il montante e si lavora. Fianco sinistro, stesso discorso. Bolli lievi, si potrebbero fare con le ventose, però si ferma la porta così, si toglie il tappino e si entra con questa leva. Quindi anche in questo caso la macchina si ripara con una leva. Quindi portiera Audi, riparazione che io in genere eseguo con le leve. Allora, è un Audi. Cosa significa?
qua vedete un bollo parzialmente riparato da rifinire. Vedete qua. Adesso non si è intaccata la vernice, si potrebbe anche tirare su con le ventose. Però, ripeto, questa è un'Audi. Cosa significa? Che sulle Audi, quindi non su Volkswagen, non su Seat, non su Skoda, nelle porte laterali ci sono dei tappini. Qua sono stati tolti, quindi questo tappino qua. Essendoci questi tappini, non si è obbligati a lavorare con le ventose, anche sui voli solcati, si è facilitati. Cosa ho utilizzato? Ho utilizzato questa leva. Qua. Quindi si entra così, questa è la leva per tenere fermi i bauli, però può anche essere utilizzata per le porte. Non state a comprare la leva per le porte e quella per i bauli, con quella per i bauli fate già tutto. Queste informazioni vengono date poi nei corsi in diretta, quindi adesso qui è un'anticipazione di quello che vedrete nei corsi in diretta. Quindi cose più specifiche per la riparazione delle vetture. Quindi diciamo segreti del mestiere, se li vogliamo chiamare così. Adesso inquadriamo il bollo. Allora, comunque sul sito vedete, se vi interessa prenotatevi i corsi, la prenotazione è gratuita e vi comunicherò poi il prezzo e da lì partiranno i corsi. Quindi corsi che fanno vedere le lavorazioni mentre vengono eseguite. Qui inquadrare col cellulare è sempre un problema. Allora, il bollo è qui. Cerco di tenere fermo il cellulare e nel frattempo di vedere il bollo dov'è e lavorarlo con la leva. Ok? Quindi il bollo riparato è venuto sul bollo, è venuto anche sulla buccia. Molti utilizzano al termine della lavorazione la 3000 per seppiare e lucidare. Fate attenzione perché togliete la buccia. Quindi una lavorazione ottimale deve far rimanere la buccia originale o quantomeno come l'originale il più vicino possibile sulla vettura. Qui non andiamo con la plastica, non andiamo a intaccare la vernice. Qui, se si vuole, si lucida. Io uso la 3M verde per togliere tutti questi segnetti. Iscrivetevi, condividete, ricordatevi che un'iscrizione a voi non costa nulla, per me è importante per far crescere il canale e soprattutto per diffondere questo lavoro, che è un bellissimo lavoro, può dare soddisfazioni, dà tanto tempo libero, il guadagno è una conseguenza, non è la cosa importante. Ci vediamo nei prossimi video. Allora, oggi volevo farvi vedere la lavorazione terminata su questa Audi A3. Adesso accendo anche le lampade in maniera che si vede la qualità del lavoro. Quindi tetto, montanti, laterali. Adesso mi accendo le lampade.
cofano lavorato sul cavalletto, quindi parafanghi sul posto. Ripeto, cofano in alluminio lavorato sul cavalletto. Vi faccio poi vedere cosa ho utilizzato per il cofano. E il baule. C'erano dei bolli su questa parte del baule. Io, prima di far smontare il baule, ho tolto i bolli, in questo caso senza rimuovere la parte interna, bolli tolti con le ventose. Baule successivamente smontato, e sono andato poi, dopo che ho lavorato il tetto, a rifinire da retro i bolli. Va bene, adesso vediamo con le lampade la lavorazione. Allora, andiamo ad accendere le lampade. Prima lampada e seconda lampada, andate a vedere nei video precedenti. Comunque utilizzo batterie al litio da 48 ampere, costano ma durano anni, e utilizzo due lampade con due pannelli differenti per vedere i bolli. Quindi se un bollo con uno non si vede benissimo, con l'altra si inquadra. Quindi questa è la qualità delle lavorazioni, quindi macchina salvata. La difficoltà delle carrozzerie, quindi montanti, laterali, laterali devo abbassare poi le lampade. Dicevo, la difficoltà nelle carrozzerie è quella di avere lavoro continuativo. Continuativo cosa intendo? Una macchina al giorno, almeno una macchina al giorno da fare. Sia da salvare sia da verniciare. È logico che se le macchine sono tutte da verniciare, la carrozzeria non riesce a smaltire il lavoro che fa il levabolli. Cioè, il levabolli va più veloce in genere della carrozzeria. Allora, aspettate che vi giro bene la lampada. Però anche macchine da salvare, dove l'assicurazione liquida 1500 euro, 1800, quello che è. Se ci fosse una macchina al giorno, 6-700 levabolli, il resto al carrozziere, iniziano a essere soldi, specialmente se nella carrozzeria ci sono 4 levabolli, ci sono 4 macchine al giorno da fare. Se siete levabolli, iscrivetevi al sito. Se capitano grossi quantitativi di macchine da lavorare oppure piazzali, vi contatto. Quindi il sito lo vedete in descrizione. Questo sia in Italia ovviamente che all'estero. All'estero le macchine vengono pagate di più, però bisogna anticipare quello che è il viaggio, che è il soggiorno. E all'estero possono pagare anche le fatture dopo 4 mesi. Quindi lo svantaggio di lavorare all'estero in alcuni casi è questo. Quindi fianco, andiamo a vedere l'altro fianco. Quindi andiamo a vedere l'altro fianco. Okay. Adesso non so spostare la lampada, anzi spostiamola, così vi rendete conto.
Quindi, e poi il cofano in alluminio, che è come materiale più difficile da lavorare rispetto al cofano in lamiera. Perché? Perché bisogna spingere sui bordi molto di più, e si spinge, i bolli ritornano poi come erano prima, quindi ritornano. Questo è il cofano salvato. Vedete nei video precedenti come era ridotto questo cofano. Ovviamente non era bruttissimo, si poteva salvare, ci vanno degli attrezzi particolari per lavorare i cofani. Quindi levette a punta, quindi levette a spillo, perché le levette normali, dove sono queste levette qua, queste levette qua, per come sono fatte, spingendo lasciano la doppia punta. Allora, per questo cofano che cosa ho utilizzato, quindi che leve ho utilizzato. Allora vi faccio vedere. Allora, essenzialmente la leva che dovreste sempre avere nella vostra attrezzatura, questa qui. Quindi ho utilizzato questa levetta manuale come terzo pollice per spingere, per entrare nelle traverse e lavorare i bolli. Dove questa non arrivava, ho utilizzato questa qui, quindi questa leva verde, una e due. Poi ho utilizzato questa leva più corta, gialla. Quindi queste sono leve destra e sinistra, ci sono gialle e rosse. Questa gialla e questa gialla più lunga e questa gialla più lunga. Poi ho utilizzato, sempre come quella gialla, ho utilizzato quella rossa. Questa qua rossa e quella rossa più lunga. Ok? Poi ho utilizzato per entrare in queste fessure, quelle centrali, e far forza, perché l'alluminio richiede molto più sforzo della lamiera, ho utilizzato questa leva qua, che costa 180 euro. Questa si usa anche dai fari posteriori. Quindi ho utilizzato questa leva qua, Dentcraft. Questa si usa per entrare anche togliendo i fari nei laterali. Poi, per ribattere le piccole punte, cosa ho utilizzato? Sull'alluminio non questa in teflon, quindi questa non l'ho utilizzata, ho utilizzato questo punzone così, che spiana perfettamente e non rovina la vernice. Questo punzone con questo martello che trovate su Amazon, costa 10 euro, va benissimo. Come martello invece per rifinire, che non rovina la vernice, ho utilizzato questo. Quindi essenzialmente con la punta in plastica. E da sotto, per rifinire i bolli da sotto, questa punta qua. Questa testa del martello qua. Sull'alluminio, alcuni bolli che in alcuni punti dove non si passava, c'era la doppia lamiera qua dietro, ho utilizzato
ho utilizzato la colla a caldo. Questa pistola, questa colla a caldo. Quindi l'alluminio è meno flessibile, ma i bolli si tolgono anche sull'alluminio con le ventose. Ho utilizzato questa pistola per colla a caldo e ho utilizzato, vedete, sono ancora qua, queste ventose arancioni. C'è chi mi dice: non riesco a rifinire, rimane un piccolo bollino. Le ventose ci sono. Questa è una ventosa all'incirca da 4-5 mm, tira, il centro del bollo viene tirato su e il bollo viene rifinito, addirittura viene tirato su che va poi rifinito col punzone. Quindi ho utilizzato queste quattro ventose qua, colla, alcol isopropilico ovviamente per scollare, e questo è il risultato, cioè i cofani anche in alluminio si riescono a riparare. Se avete cofani di macchine dove il ricambio non esiste più, io riparo macchine complete, però se avete bisogno contattatemi, adesso lavoro ce n'è, però ad aprile ne riparleremo. Questa è una lampada, qua se vedete il LED sulla lampada. È da ripristinare, c'è cioè da aprire il pannello e incollare meglio, lavoro che farò. Questa è la prima lampada in assoluto a LED che ho avuto e funziona ancora dopo anni. Quindi altra lampada, ovviamente ho lavorato sul cofano con due lampade incrociando le lavorazioni. Con due lampade si risparmia mediamente il 30%. Il 30% del tempo rispetto a lavorare con una lampada sola. Quindi vedete, differente temperatura di colore, però questo è il risultato di una macchina, cioè di un cofano in alluminio grandinato riparato. Se vi interessano lavorazioni di questo tipo, fatemelo sapere nei commenti. Se avete continuità di macchine da riparare, anche in questo caso, lasciate un messaggio su WhatsApp, contattatemi e in qualche modo ci organizziamo. Vi ringrazio per la visione di questo video, condividete perché la condivisione aiuta a far crescere il canale, mettete un like, iscrivetevi, a voi l'iscrizione non costa nulla, per me è importante perché fa crescere la formazione su questo lavoro. In descrizione trovate il sito, sono aperte le preiscrizioni ai corsi che vengono svolti online e in diretta in tutto il mondo grazie alle moderne tecnologie, Facebook, Skype e WhatsApp principalmente. Ci vediamo nei prossimi video, buon lavoro a tutti.